Inaugurata a Sarno l'aula di scienze motorie della scuola dell'Istituto Comprensivo Giovanni Amendola e la palestra comunale intitolata a Gaetano Ferrentino, amministratore della città di Sarno, scomparso prematuramente il 30 dicembre 2020. La palestra comunale è stata da poco ristrutturata ed un grande lavoro era stato fatto proprio da Gaetano Ferrentino per reperire i fondi e per iniziare i lavori. Un atto dovuto, hanno detto le istituzioni, ricordando commosse la figura di Gaetano Ferrentino, e così è stato ricordato anche da familiari, dalla moglie Alessandra, dai figli Antonio, Matteo e Flavio, che erano in prima fila, emozionati in questo giorno speciale per la città di Sarno, per la loro famiglia e nel ricordo di Gaetano Ferrentino, il grande e forte legame identitario con la terra, con Sarno e con la comunità sarnese. Io ricordo tuo padre che ha fatto veramente tanto per questo progetto ed è un progetto che oggi prende il suo nome. Sì, questo è un giorno molto importante non solo per noi familiari ma anche per tutta la città di Sarno. Credo sia un giusto riconoscimento questa inaugurazione di questa palestra, soprattutto per papà perché ha lavorato tanto per questo progetto e oggi siamo tutti qui per celebrare una figura importante per il territorio sarnese come papà. Com'è l'emozione di vedere tante persone che sono legatissime al nome del tuo papà? Veramente una sensazione, mi viene quasi da piangere, soprattutto i miei amici che ogni volta si fanno il nome di mio papà, soprattutto per lo sport. Infatti andiamo a vedere sempre la Sarnese e sono contento dopo questi 2 anni di ricominciare a vivere la vera vita. Stai ripercorrendo un po' anche le tappe del tuo papà, quindi allo stadio, quindi presentissimo sul territorio, è un'eredità molto forte, è una responsabilità, ma è un grande amore questo. Sì, sicuramente è una grande responsabilità portare il nome di papà in tutti i luoghi di Sarno e infatti mi sto attivando molto, soprattutto tra i ragazzi, per ricominciare a socializzare, perché il compito di papà era questo, ovvero socializzare soprattutto tra i giovani, attraverso lo sport è il modo migliore per farlo. Cosa avrebbe detto Gaetano oggi? Papà non era un tipo che amava farsi celebrare, però secondo me è molto contento per il lavoro finito. Alessandra, questi figli che sono una grande forza. Sono i 3 gioielli, io li definisco. E in questo... Ognuno di loro ha qualcosa del papà. L'ultimo proprio è la fotocopia. Antonio ha preso... La penna, il carattere, lui invece è l'unico che è quello là che socializza di più come il papà, molto più estroverso, ecco. E questa giornata quali sono le emozioni? Vabbè, le emozioni sono piene. Non si possono descrivere. Non si possono descrivere. Diciamo che io l'anno scorso quando venni qui, sempre per una manifestazione in nome di Gaetano per la Sarno a fumetti, Antonella mi parlò di questo desiderio, titolare questa palestra a Gaetano. Ho detto va bene, poi lei ne aveva parlato forse con Peppe, con il sindaco Canfora. Canfora poi ovviamente ha chiesto a noi della famiglia e noi siamo stati felici di questa cosa. Dobbiamo ricordare che poi Gaetano ci ha lasciato degli scritti importanti, soprattutto sulla storia industriale di... Papà ha lasciato una grande eredità, sia dal punto di vista dei progetti, ma anche dal punto di vista culturale. Gaetano ha lasciato una grande eredità soprattutto ai suoi figli, che è l'umiltà. Lui ha fatto sempre tutto con umiltà e con i piedi ben saldi a terra. Ha lasciato... Spero che anche loro, il fatto di essere legata proprio alle tradizioni della terra e quindi alle radici, diciamo. Gaetano era un uomo che era mosso da passione, la passione per la cultura, la passione per lo sport, la passione per la scrittura. Quello che muoveva Gaetano erano le passioni, lo faceva tutto perché a lui piaceva farlo.